Siamo al liceo Peano di Monterotondo, finalmente. Siamo con la prima tappa romana e laziale del Coding Girl 2016. Siamo particolarmente emozionati perché qui è nato da poco l'hub della palestra dell'innovazione, tutto dedicato al coding e tutto al femminile. Ci dice di più la dirigente scolastica. Molto poco di più, poco di più, perché ha già detto tutto. Io volevo ringraziare l'entusiasmo delle ragazze, dei docenti e dei collaboratori. Ho poco da dirvi di più perché il mio lavoro è un lavoro di indirizzo, sicuramente ci credo moltissimo e anzi vorrei io sapere qualcosa di più da loro e lavorare con loro. Purtroppo il tempo è poco e non mi è concesso. Ma perché questa scelta anche un po' controcorrente, anche un po' abbastanza forte, di puntare tutto sul coding e tutto sulle ragazze? Non credo sia controcorrente la scelta. Sulle ragazze perché è chiaro, c'è una disparità di opportunità e quindi le ragazze poi hanno evidentemente con questa partecipazione, vuol dire che la scelta è stata giusta. E poi non puntiamo tutto su quello, puntiamo anche su altre cose, ovviamente spingiamo perché pensiamo che sia la cosa giusta. Le ragazze, le tutor, le 9 tutor eccellenti di questa scuola sono già scese in campo a favore dei propri compagni e continueranno sia negli allenamenti che nel formare anche i ragazzini delle scuole medie e della scuola primaria. Un vero challenge. Esatto. Siamo in attesa, ma già la notizia, se siamo in provincia, quindi la voce si è sparsa, lo abbiamo fatto questo sistema di tutoraggio, lo abbiamo fatto già con altre iniziative, ma siamo particolarmente felici di farlo con il coding. Bene, allora sentiremo solo buone notizie. Assolutamente, convinto.